Domani, per il Carnevale di Fano, è l'ora X. Via gli espositori sul lato monte di Viale Gramsci che propongono cibi e bevande per fare una street food in via Garibaldi, in modo da aumentare così la superficie calpestabile sul viale e raddoppiare gli ingressi in via Roma ed aggiungerne uno in via da Serravalle, in più un varco dedicato alle carrozzine e alle famiglie con passeggini. È questa la dote che la missione fanese porta con sé a Pesaro domani. Alle ore 10 in prefettura il sindaco di Fano, presidente Giammarioli e i responsabili dell'ente per la sicurezza saliranno lo scalone di Palazzo Ducale in Piazza del Popolo con in mano la proposta da mettere sul tavolo per avere l'aumento della capienza massima per le sfilate del corso mascherato delle prossime domeniche, che ricordiamo ora essere di 14.425 esclusi i residenti. Accantonata, almeno per questa edizione, l'idea per nulla peregrina di allungare il percorso, per costi e difficoltà organizzative si porta avanti l'idea di dar maggior spazio alle persone, togliendo gli espositori dal circuito, come probabilmente era anche stato paventato dal Comitato per la Sicurezza, ma rinunciare agli introiti delle bancarelle e delle cibarie era per la carnevalesca una mazzata nella mazzata, ma col senno di poi il prezzo è stato salato. Volete le bancarelle sul percorso? Allora diminuiamo la capienza. Forse è stato questo il baratto perpetrato nella riunione Fiume di venerdì scorso nella Sala della Concordia con il comitato dopo il sopralluogo sul percorso. Ma le conseguenze di tutto ciò sono state sotto gli occhi di tutti domenica scorsa. Allora ci si tappa il naso e si butta giù la medicina amara, via le 16 bancarelle che propongono il cibo per raggrupparle in via Garibaldi, sempre adiacente al percorso ma decentrate, così da farne un'area tutta dedicata al cibo. Magari viene fuori anche una cosa carina ed innovativa, hai visto mai? Meglio loro però che gli espositori di articoli specifici che o sono lì a portata di bambino e di mamma, oppure i coriandoli non li vendono manco per sbaglio, col rischio che abbandonavano anche loro la manifestazione e quindi ciao ciao soldi per la carnevalesca. Questo è e questo si può fare a 3 giorni dalla seconda sfilata e come si dice in questi casi il carnevale di Fano si rimette alla clemenza della corte.